anche avere delle priorità da spostare, bisognerebbe trovare i soldi per le priorità che ci sono in questo momento, nel senso che credo che ormai l'Italia, come del resto il mondo occidentale, non debba avere il problema di spostare la priorità dal turismo, faccio un esempio, alla situazione climatica in completa e lenta evoluzione, ma il problema è mantenere i soldi per quello che c'erano già prima. Quindi credo che l'esercizio dell'amministratore pubblico non debba essere quello di spostare soldi o trattenerli, debba essere quello di farla finita, di spendere soldi inutilmente in cose che non sono né priorità, né tantomeno priorità da mettere come priorità a posto delle altre priorità, ma evitare gli sprechi pubblici. Gli sprechi pubblici ce ne sono talmente tanti, il Comune di Roma li ha vissuti anche finendo sui giornali, fra parentopoli, gare apparecchiate, e mi querelassero, così poi andiamo a vedere se dico una cazzata o no, e tra personaggi che ci consta abbiano speso nel turismo nel momento in cui sono stati o si sono dimissionati da vice sindaco. Parlo di Cotrufo, è uscito fuori che ha speso una cifra pazzesca per questioni turistiche, che tra le altre cose faceva parte della sua governance, per cui era vice sindaco di Roma e anche con la delega per il turismo, che nessuno ha capito in che cosa siano stati spesi. Ecco, se quei soldi spesi pro domo di qualcuno o di tanti, che sono sempre gli stessi, fossero poi spostati per altre situazioni, allora lì c'è il risparmio e lì c'è lo spostamento. Non deve essere spostato il denaro dalla priorità del welfare al clima, devono essere recuperati quei soldi in modo che ci siano sia per il welfare che per il clima, ma questo non accadrà mai, perché chiunque arriva al potere prende per se stesso e per i suoi amici, e di questo che noi siamo indignati, ci siamo rotti le palle. È per questo che la gente è andata in piazza. La gente è andata in piazza perché l'IDV un mese fa ha posto sul banco della Camera delle cose molto ben precise. Guarda, io non sono un dipietrista e mi sta cordialmente sulle balle, però voglio dire, quando l'IDV ha posto questo problema alla Camera dei Deputati, che ha 630 quanti sono deputati votanti, e ha posto il problema della casta dicendo: è possibile che c'è gente che ha fatto un solo giorno di legislatura e c'ha un vitalizio di 3.000 euro al mese, c'è gente che lavora 40 anni nella pensione, dice, allora questa divisione è talmente netta, è talmente ampia, è talmente grossa da ricordarci i cornetti di Maria della regina di Francia. Dice, non ci può essere una divisione fra noi e loro talmente vasta, c'è gente che ha fatto 20 giorni e c'è un vitalizio di 4.000, via dicendo. Quindi votiamo per togliere questi vitalizi, votiamo per abbassare i vitalizi nostri, votiamo che ci deve essere. Sono andati a votare 22 voti a favore, tutto il resto contro. Quindi poi quando sento dire che il problema è Berlusconi, no, il problema sono loro in generale, non è uno, sono tutti, il problema sono loro. Ecco, quei soldi potrebbero essere devoluti. Attento, non faccia cose. Confusione però, perché il problema è Berlusconi in quanto responsabile al momento di una situazione. Si riporta però a lui, voglio dire, non è che ha votato Berlusconi come i pianisti per 630 per persone, hanno votato singolarmente i cazzi loro. Quindi allora voglio dire, tutti questi milioni e milioni di euro che vengono spesi per queste cose potrebbero essere tranquillamente messi in altre situazioni che sono più gravi delle foglie, come gli asili, come il sostentamento dei bambini, come la scuola del Socrate che sta crollando il soffitto un pezzo nel nord. Ma invece niente, la prima ricerca del denaro è pro domo, non è per gli altri, e quindi questo è un malvezzo che poi dura da una vita. Io stavo parlando ieri sera al lavoro con delle altre persone, siamo tanti, siamo 100, quindi insomma capita che ci si formino dei gruppi, e stavo giustamente dicendo: ma voi vi siete dimenticati, voi adesso ce l'avete con Berlusconi, fra 20 anni torneremo qui, io sentirò qualcuno che dirà: ma ridateci Berlusconi, perché la verità è che siccome il peggio non è mai morto. Io ho sentito gente ridire: ridateci questo, stava bene quando c'era quella, tutta gente che nel corso di quel periodo era odiata quasi più di Berlusconi, come era odiato Craxi, era odiato Andreotti, era odiato Scalfaro, era odiato Amato, era odiato Visco, era odiato... Visco è stato l'uomo più odiato d'Italia per 10 anni. L'altro ieri ho sentito dire: datevi a Visco Banca Italia. Quindi la gente dimentica, ed il peggio lo incarna nel presente e dimentica il passato, e addirittura dice: aridatemi un corno. Sono tutti uguali. Adesso lei ha detto una cosa. Io l'altra sera ho visto un servizio a Striscia la Notizia che hanno realizzato in occasione del derby Lazio-Roma. Sono arrivate 70 macchine blu
che contenevano passeggeri che andavano a vedere una partita. Allora, la partita ci vai con la tua automobilina, brutto stronzo. Hai capito? Voglio dire, se tu invece devi ricevere l'ambasciatore del Senegal per evitare, o della Somalia, o della cosa, per una questione internazionale, ci puoi andare con l'auto blu. Perché è giusto e di servizio, ma tu allo stadio, certo, perché devi andare con l'auto blu? Perché io devo parcheggiare a 4 km? Hai perché capito? Quel poliziotto deve essere distolto dal suo lavoro, certo, per accompagnare te e i tuoi, certo, amichetti a vedere la partita? Certo. Questo malvezzo purtroppo si abbatte solo con una rivoluzione cruenta, per la quale io ormai sono favorevole. Va bene, allora noi ci sentiamo domani. Credo che ci sia una domanda del sottoposto al suo indirizzo. Mi fa molto piacere. No, perché non so se sa che è stata... Catalani sì, rinviata. No, me lo distratto un attimo. No, sì. È stata rinviata la conferenza stampa di Franco Baldini, era prevista per oggi. Lei si aspetta magari anche un cambio dei contenuti, un potenziamento anche delle forze stampa e quindi un aumento dell'importanza della conferenza stessa dettata dal tempo, quindi cresce l'attesa. Non so, vogliamo parlare un po' di Roma anche per distrarci. Forse però non la stoppo, cioè nel senso non mi sto neanche aiutando. No, ma tu devi finire. Però no, guardi, io prendo una parola tra tutte quelle che ha detto, aspetto, l'aspettativa è di non sentirla più. Benissimo, te l'avevo detto io, a domani maestro Catalani, io te l'avevo detto, cioè, tanto, no, ma no, intanto l'hai posta, no, malissimo, ti sei impicciato stavolta, perché naturalmente la sua voce ti fa già da terrorismo psicologico, solo il fatto della voce, e poi tu ti ostini a dire voglio fare una domanda a Catalani e il gelo che accompagna poi la conclusione della tua domanda, alla quale non c'è risposta, ma solo una mortificazione, sì, guarda che la più alta è la quella più del click del telefono, che fortunatamente oggi non è arrivata, non forse l'ha, sì, fatto, perché ti ha risparmiato il click del telefono, è veramente la mortificazione, almeno ha dato una spiegazione, bravo, benissimo, via.